incrementare l'utilizzo di mezzi elettrici e promuovere servizi per l'energia ad essi strettamente legati. Prende il via così E-Mobility Day, il tavolo tecnico che mette a confronto mobility e fleet manager di grandi aziende di diversi settori e operatori della mobilità auto ed energia. A presenziare all'incontro Maria Spena, assessore alla mobilità di Roma Capitale. Questo è un inizio, speriamo, di un lungo periodo, soprattutto che vede l'uso della macchina elettrica sempre più divulgato. E quello che ho detto prima nell'intervento, vorrei che soprattutto l'uso della macchina elettrica sia divulgata tra i giovani, quindi formazione nelle scuole e soprattutto appunto per diffondere la cultura della sostenibilità, perché chiaramente questo può essere positivo per tutti quanti i cittadini, ma soprattutto appunto a salvaguardia della nostra salute. Molti sono stati gli incentivi che il Comune di Roma ha posto in essere, anche appunto degli incentivi finanziari insieme al Ministero dell'Ambiente, sia per l'uso del mezzo pubblico, visto appunto la quantità dei mezzi pubblici posti sul Comune di Roma, e anche degli incentivi rispetto al trasporto pubblico e privato per l'acquisto di mezzi elettrici. Un evento che punta a dare una spinta al mercato in un momento di crisi delle vendite, ha spiegato Enrico Pascarella, responsabile di Ruote per Aria. È un momento di incontro, è una piazza ideale, abbiamo messo insieme gli operatori del settore e quindi le istituzioni, in questo caso l'Agenzia e il Dipartimento della Mobilità, che hanno degli incentivi, le case automobilistiche, i produttori di mezzi elettrici e mobility manager, che sono coloro che poi all'interno delle aziende con più di 80 dipendenti devono acquistare, quindi fare le flotte per i propri dipendenti. Quindi diciamo un piccolo mercato ideale dove si incontrano gli operatori per far sì che il mercato, in questo caso dell'auto elettrica, possa muoversi e prendere piede.